Allora, un anno e mezzo fa vivevamo un momento drammatico. Tutti noi abbiamo pianto anche per quello che è successo a causa dei vari bel siti, dei diamanti, delle trote, delle badanti, delle Tanzanie. Abbiamo resistito. Perché abbiamo resistito? Perché ci crediamo, perché abbiamo un ideale. A Di Pietro è bastato mezz'ora di trasmissione per scomparire dalla faccia del mondo. A noi abbiamo superato un massacro di ogni tipo. E siamo qua perché ci crediamo nella libertà e nell'indipendenza. Però se ci crediamo è perché ci credono i militanti. I militanti sono i nostri diamanti. I militanti sono la nostra forza. No, io sono uno che le cose le dice in modo molto chiaro, non sono qua a cercare l'applauso facile, perché bisogna anche dirle le cose. I diamanti sono la nostra forza, l'abbiamo sentito mille volte. Ora però è bene che è arrivato il momento di riconoscerla questa forza e riconoscere che i militanti non sono solo quelli che fanno le patatine alle feste, che fanno i gazebo al gelo, che vanno a volantinare di notte, che sono chiamati a correre ogni qualvolta il movimento chiama, e noi perché abbiamo un ideale ci siamo. Ma serve anche un riconoscimento, una gratificazione. I militanti vanno rispettati e riconosciuti rendendo noti tutti i conti e i bilanci della Lega. I militanti vanno rispettati e riconosciuti non facendo più calare sulle loro teste candidature imposte dall'alto. I militanti vanno rispettati e riconosciuti ascoltando le loro proposte e anche le loro critiche nelle assemblee. I militanti vanno riconosciuti, e lasciatemelo dire, è un bene, per la prima volta abbiamo votato tutti e siamo tutti contenti, ma i militanti vanno rispettati e riconosciuti, non facendo fare 50 chilometri per fare una firma per un candidato e altrettanti 50 per poter votare. Un'operazione di un minuto. Io da segretario provinciale di Bergamo ho visto arrivare i ragazzi coi furgoni di corsa, hanno lasciato il loro lavoro per venire a fare un'operazione di 30 secondi. Non siamo un partito di burocrati borbonici. Il direttivo provinciale di Bergamo, che io ho l'onore di rappresentare, all'unanimità ha deciso che tutte le candidature provinciali, se ci saranno, regionali, parlamentari, europee, siano decise ora con delle primarie tra i militanti. Attenzione però, attenzione, non copiamo nessuno noi. Chi ha qualche anno di militanza si ricorda le regionali del 95. I candidati le avevamo scelte con le primarie tra i militanti. Sono gli altri che ci hanno copiato. Non siamo noi, sono militanze per premiare il merito e non più i leccaculi, modo molto semplice. È il sistema per vedere finire quella tendopoli umiliante che si piazza fuori da Via Bellerio nei giorni prima delle candidature e quando esce il segretario di turno. C'è l'assalto a poter pregare un posto, ma un movimento rivoluzionario come il nostro, avete mai visto i generali che devono stare in prima fila andare a piangere un posto? Noi dobbiamo guidarlo il movimento, non la cara al culo! A Bergamo abbiamo fatto della Lega una scatola di vetro. Tutti sanno tutto, tutti sanno i soldi che entrano, o meglio tutti sanno i soldi che escono, ma soprattutto sanno i soldi che entrano. E tutti sanno
che magari c'è qualcuno che prende 10.000 euro al mese, ma che si dimentica di dare il suo contributo volontario al movimento. Perché riconoscenza e rispetto verso i militanti che ci mettono i 100 euro per pagare l'affitto della sede e chi prende 10.000 euro al mese se ne sbatte i coglioni! Quindi, caro Matteo, facciamo le primarie, rendiamo noto a tutti la generosità che hanno verso il movimento, sia gli eletti che i nominati negli enti, e poi vedremo se verranno ricandidati ancora quelli che hanno il braccino corto. Noi l'abbiamo detto in modo molto chiaro, chi ha un debito verso la Lega se la scorda la ricandidatura. Ma non è finita, è arrivato anche il momento che tutti gli eletti dalle province in su e tutti i nominati rendano conto di quello che fanno, ma non nascondendosi dietro al gruppo. Noi vogliamo che il singolo faccia vedere quello che fa, perché è troppo facile, e ci sono casi, andate a vedere su internet, avere parlamentari che in 4 anni fanno 3 documenti, che cosa portano in più a un movimento che vuole diventare il perno del nord, il perno della Padania? C'è bisogno la urà! Quindi a Matteo la richiesta che fa Bergamo, senza nulla togliere agli altri, la prima provincia per numero di militanti e numero di sindaci, è quello che ci siano le primarie, la trasparenza e la meritocrazia. In pratica però, non a parole, e così vedremo tutti come correranno, come lavoreranno, come verseranno tutti, e ci guadagnerà tutto il movimento. E fidiamola, lo dico a tutti i parlamentari, tutti i consiglieri, io che ho fatto l'assessore in regione, si sta con i militanti anche a Pontida, le grandi manifestazioni, davanti al palco, non nei salotti, dietro al palco, a fare la lobby, a fare il salottino. I generali più rispettati sono quelli che stanno in trincea, non a 200 chilometri dal fronte! Noi ci siamo, magari incazzati, ma noi non molleremo mai fino alla libertà della Padania!